Bentornati amici. Oggi vi parlo della grande traversata delle Alpi, conosciuta anche come GTA. È un trekking lungo ed impegnativo che parte dal mare verso le Alpi piemontesi. Ha una lunghezza di circa 1000 km ed è marcato con un segno a tre bande, rosso, bianco, rosso, con una scritta GTA nel centro. Il percorso è suddiviso in 55 tappe, ognuna delle quali ha come punto d'arrivo un rifugio alpino. Partenza da Viozene nelle Alpi Liguri e arrivo a Molini di Calasca nella Valle Anzasca. Si attraversano due regioni, il Piemonte e la Liguria, ed il percorso è suddiviso in sud, centro e nord. La prima tappa del percorso sud inizia a Carnino, verso il passo delle Saline, e si conclude al rifugio Avis de Giorgio. Si riparte dal rifugio Avis de Giorgio verso Porta Biecai e Porta Sestriera per concludere al rifugio Garelli. Partenza dal rifugio Garelli verso il passo del Duca, Jas dell'Ortica, con la piana, colle di Tenda per arrivare a Limonetto. Si riparte da Limonetto verso il passo 18 Miu per arrivare a Palanfré. Da Palanfré si riparte verso il colle della Garbella per terminare a Trinità. Da Trinità verso Tetti d'Ambrin, Tetti Iose, Ponte delle Rovine, San Giacomo, arrivando al rifugio Soria Elena. Dal rifugio Soria Elena verso il colle di Fenestrelle per arrivare al rifugio Genova. Dal rifugio Genova verso il colle di Champois e Jas la Garotte, arrivando a Terme di Valdieri. Da Terme di Valdieri verso il Pian di Valasco, ricoveri di Valscura, bassa del Druos, arrivando al rifugio Lagrange. Partenza dal rifugio Lagrange verso il colle della Lombarda e Morovacera per terminare a Sant'Anna di Vinadio. Si riparte da Sant'Anna di Vinadio verso il passo di Bravaria, arrivando a Strepès. Da Strepè verso Besmorello e Colletto, terminando Sambuco. Ripartendo da Sambuco verso il colle di Valcavera e Colletto, terminando San Magno. Da San Magno al Monte Crosetta e Grange Serra, arrivando a Celle di Macra. Da Celle di Macra ad Albaretto verso Bassura di Stroppo. Da Bassura di Stroppo verso Paschiero, Colle Bettone, fino ad Elva, Borgata Serre. Da Elva a Colle della Biocca verso Bellino, Borgata Chiesa. Da Bellino verso Grange Esperia, Colletto della Battagliola, arrivando a Ponte Chianale. Da Ponte Chianale verso Castello, Passo di San Chiaffredo, Passo Gallarino, arrivando al rifugio Quintino Sella. Dal rifugio Quintino Sella verso il lago dell'Alpetto, Crece Bulè, Uncino fino a Ostana, frazione Villa. Da Ostana verso San Giacomo, Crissolo e Pian Melzè. Ultima tappa del percorso sud va da Pian Melzè verso Colle della Gianna, Grange La Gianna, terminando il rifugio Barbara Lovri. La prima tappa del percorso centro inizia a Crissolo, frazione Villa, e termina a Pian Melzè. Da Pian Melzè verso Colle della Gianna, arrivando al Grange del Pis. Da Grange del Pis verso Colle del Baracun, rifugio Jarvis, terminando a Villanova. Da Villanova verso Colletto delle Faure, Colle Julian, Mian de Selle, terminando a Ghigo di Prali. Da Ghigo di Prali verso Costa di Galmont, arrivando a Villa di Rodoretto. Da Balsiglia verso Bergeria del Lauso, Mormont, Colle dell'Arbergian, terminando a Ussù. Da Ussù verso Balbudè, Carogne, Colle dell'Ansietta, Testa dell'Ansietta, Montansieux, arrivando a Saint Bertrand. Da Saint Bertrand verso Close, Comps, San Colombano, Cels, Ramà Sant'Antonio, Giaglione San Lorenzo, arrivando a San Giuseppe di Montpantero. Da Giaglione San Lorenzo verso Santo Stefano, arrivando a Susa. Da Susa verso Pietrastretta, arrivando a San Giuseppe di Montpantero. Da San Giuseppe di Montpantero verso Castagneretto, Pietrabruna, Lagrange, arrivando al rifugio Il Truc. Dal rifugio Il Truc verso l'Alpe Arcella, Colle della Croce di Ferro, Malciaussia, Margone, arrivando a Usseglio. Da Usseglio verso il colle di Costa Fiorita, Passo Peschier, arrivando a Balme. Da Balme verso Molette, Colle di Trione, Alpe Trione, arrivando a Pialpetta. Da Pialpetta verso Rivotti, Jas di Mezzo, Lago Vercellina, Colle della Crocetta, Alpe La Balma, arrivando a Ceresole Fonti. Da Ceresole Fonti, sopra la Cabianca, nel Vallone del Roc, a Noasca. Da Noasca verso Borno, Sant'Anna, arrivando a San Lorenzo di Piantonetto. Da San Lorenzo di Piantonetto verso la Colla, Lago Deugio, Montarzola, arrivando a Talosio. Da Talosio verso l'Alpe Roc, Colle del Crest, Cima Rosta, Bocchetta di Rosta, Pian delle Masche, arrivando a Ronco. Da Ronco verso Zurlera, Cugnone, Balme, Pianetto, arrivando a Pian Prato. Da Pian Prato verso l'Alpe Giasset, Bocchetta delle Oche, Alpe Gheia, Tallorno, arrivando a Fondo. Da Fondo verso Succinto, Piani di Cappia, arrivando al rifugio Chiaromonte. Dal rifugio Chiaromonte verso Scalaro, da Scalaro verso Santa Maria arrivando a Quincinetto, da Quincinetto verso Airale arrivando a Maletto, ultima tappa del percorso da Maletto verso il colle di Giassita terminando a rifugio Coda.
La prima tappa del percorso nord parte dal rifugio Coda verso Bocchetta del Lago, Lago del Mucrone, per concludersi a Europa. Da Europa verso Colle della Colma, arrivando al santuario di San Giovanni d'Adorno. Da San Giovanni d'Adorno verso Ponte Concresio, Rosazza, Desate, Selle di Rosazza, Piedicavallo, arrivando al rifugio Rivetti. Oppure, per limitare la fatica, si può utilizzare l'autolinea tra Rosazza e Piedicavallo, evitando così la salita alla sella. Dal rifugio Rivetti verso Colle della Mollogna Grande, Colle di Lasonei, Passo del Maccagno per arrivare a Sant'Antonio di Valdivogna. Da Sant'Antonio di Valdivogna verso Riva Valdobbia, Alagna, Pedemonte, Colle Mud, arrivando a Rima. Da Rima verso Colle del Termo, terminando Carcoforo. Da Carcoforo verso Colle d'Egua, Alpeselle, Colle di Baranca, arrivando a Santa Maria di Fobello. Da Santa Maria di Fobello verso l'Alpe Lares, arrivando a Rimella. Da Rimella verso Bocchetta di Campello fino a Campello Monti. Da Campello Monti verso Colle dell'Usciolo di Ravinella, terminando all'Alpe del Lago di Valsegnara. Dall'Alpe del Lago verso l'Alpe Camino, terminando all'ultima tappa del percorso a Molini di Calasca. E anche questo video si è concluso. Come sempre vi ricordo di lasciarmi un like e di commentare questo video se vi è piaciuto. E se non vi volete perdere altri video, iscrivetevi al canale.